Ma ciao Boce, allora vi faccio una piccola visitina del nostro appartamento. Chiamiamola pure un room tour. Vi giro la telecamera e vi faccio vedere un pochino dove siamo noi. Eccoci qua. Allora, questo è il nostro salotto, cioè salotto, scusate, la nostra cucina che è grande, scusate il disastro, il casino, guardate quanta acqua ci siamo presi lì, ovviamente vedete un po' di robe a terra perché siamo appena tornati ovviamente da fare la spesa, ovviamente un enorme frigo con tanto di congelatore che ci hanno fatto trovare perfino i ghiaccetti e nel frigo principalmente robe da bere. Ovviamente abbiamo il nostro lavandino, ci hanno fatto pure trovare la moca con il caffè, microonde, ovviamente bollitore, quello per i toast. Già questo che vedete c'era già tutto quanto preso, sopra là ci siamo presi qualcosina per la colazione la mattina. Piano cottura a induzione e forno che di solito negli appartamenti non si trova mai. Qui c'è un piano dove si può mangiare, ma proseguiamo, andiamo avanti. Un salottino che sembra piccolo, invece è molto grande, con un divano che diventerebbe un letto. Una TV che secondo me è un 50-55 pollici, corridoio, e si entra nel bagno che tutto sommato è molto bello, pietra finta ovviamente come in molti posti, finestra anche molto luminosa e il solito bagno con il box doccia. Si prosegue ancora, è molto lungo, eh? E una camera che poi vabbè adesso è chiuso, è anche presto, quindi un comò, un'altra TV, questo sarà un 32-40 pollici ovviamente. Li apro così vedete un po' fuori, poi facciamo anche il girettino fuori, vi faccio vedere. È tutta una parete intera che è l'armadio a muro. Ma ora prendiamo e andiamo fuori, vi faccio vedere anche fuori com'è. Tra l'altro ne approfitto per fare il video perché ha appena piovuto, sta facendo due gocce. Allora, questo è il retro. In questo momento sono le 9 della mattina. La luce qua viene su alle 8 della mattina. Quello che si vede in fondo lì, quella punta là, è Mirador del Rio. Comunque, ecco qua, tutto questo che si vede, a partire da qua, questa è la nostra camera, questo è il bagno, questo è l'ingresso con la cucina, questa qui è la finestra della cucina, quindi tutto questo è tutto appartamento nostro. Se noi ci giriamo, qui ce n'è un secondo e sopra lì ce n'è un terzo. Non so se questo è attaccato a questo o come sia, comunque sono tre appartamenti in questo residence. Ognuno ovviamente con lo suo spazio per mangiare fuori. Qui lavatrice con stendini varie per eventualmente anche stirare, si tira fuori la roba e uno si fa tutto. Piscina che poi passiamo, ma passiamo dietro, va. Vi faccio vedere. Questo è di solito da dove si arriva. Notate per terra la pietra lavica. Ecco qua. Questo è il parcheggio delle auto. Questo è il cancello. Questa la prima è la nostra auto, una Twingo nuova di pacca. L'ingresso è questa stradina qua. Ok. Il complesso è esattamente questo. Aspettate che vi faccio vedere. È il Lanza Dream. Se volete cercarlo, ho letto le recensioni, dicono che generalmente è sempre occupato. È difficile trovarlo libero, almeno leggendo le recensioni. Questa ovviamente è la nostra macchinina, la prima. Il nostro appartamento è, non so se si legge sul cartello, appartamento Axel. E si continua. Vi rifaccio vedere. Passiamo davanti alla zona della piscina. Questo ovviamente è tutto l'ingresso per arrivare. Qua c'è o un appartamento, quello davanti. Il nostro, ripeto, è esattamente quello. Quella finestra che si vede lì è quella della cucina, quella dove c'è la parte blu. Quindi vediamo la piscina davanti. C'è sia un passaggio di qua che invece, ovviamente, continuando. Eccola qua, la piscina. Là c'è la cascatella che la accendono man mano che uno va in piscina, si accende la cascatella. Questa è la casa del proprietario, una piccola jacuzzi. Qua adesso, beh, andiamo di qua, va. Questo dobbiamo ancora sfruttarlo, ma i prossimi giorni vedrete che lo facciamo. Una zona enorme, madonna mia, mi uccido, posta a barbecue. Questo sarebbe il forno, diciamo così, per fare tipo le pizze, il pane, cose di questo tipo. Questo è un enorme barbecue, per potersi fare quello che si vuole, ovviamente con i bidoni e tutto. Ho visto che qui dentro al momento hanno hanno stivato, scusate, un pochino di brace, quindi si può tranquillamente prendere e già utilizzarlo per farsi la
grigliatona che qui va per la maggiore. E qui, ahimè, mi sono accorto solo una volta arrivato a casa che l'audio aveva smesso di funzionare per colpa di quello schifo di microfono che aveva finito improvvisamente la batteria. Comunque l'audio lo sto facendo in un secondo momento. Abbiamo passato appunto quello che è la zona relax, chiamata così, che c'è praticamente in tutti gli appartamenti. Adiacente, come vedete, c'è un tavolo comunque con varie sedie e vari accessori apposta di utilizzo per anche tutti gli appartamenti se vengono presi insieme, quindi volendo qualche coppia o qualche giro di amicizia si può trovare insieme e creare una sorta di piccole festicciole. L'area relax non si conclude solo in questa piccola area qua, perché se vedete, tornando leggermente indietro, ovviamente questo punto qui si sta cercando ancora di creare qualcosa, ci sono ancora delle aree non utilizzate, ma le stanno un pochino preparando. Ma girando intorno, ecco, questa è la strada invece che porta nuovamente al parcheggio, come avevamo visto in precedenza, con altre zone che stanno creando per creare un pochino di zone per mettere delle piantagioni. Abbiamo visto anche che sta cercando di creare una zona per mettere poi dei cactus e lavorarli, come si vede invece sulla nostra sinistra, e sono circondati da questo vialetto. A un certo punto poi si chiude la strada lì, però continuerebbe ancora per altre zone, fino poi a camminare dietro. Non siamo andati a vedere, però ho visto appunto che c'era la possibilità di farlo. Qui io salutavo Fernando, che non è altro che il custode, quando non vi è il proprietario, di quello che è appunto il luogo. Eccola qua, invece qui siamo in quello che è la parte appunto dietro che abbiamo appena visto, praticamente dietro a quello che è il barbecue. Si apre questa piccola zona di terreno, ovviamente tutto pavimento di zona lavica, come si vede, e è una sorta di area relax per passare un pochino il tempo. L'abbiamo apprezzata veramente tanto, soprattutto perché si sta veramente in pace, essendo la zona veramente tranquilla. Ha degli sdrai con una sorta di pensilina che quando vi è il sole si può tranquillamente coprire per avere una zona d'ombra. A lato una sorta di panca, e poi ancora si continua con due sdraietti, semplicemente, proprio molto semplice. Però la cosa figa era l'amaca, dove passavo qualche ora ogni sera, ogni volta che si tornava. Ovviamente tutto contornato con quello che è la caratteristica dell'isola di Lanzarote, ossia quelli che sono i cactus ed i loro bellissimi e magnifici fiori. Questo è in breve, e spero lo sia stato, una sorta di visione di quello che era il luogo dove noi abbiamo appunto alloggiato. Stavamo poco, principalmente per dormire e così forse qualche ora durante il giorno, perché per il resto eravamo sempre in giro. Mi dispiace di quest'audio in secondo tempo, ma ahimè mi sono accorto appunto del difetto di questo microfono solo una volta tornato a casa. Non mi resta che salutarvi, mi spiace ancora una volta per questo problema di questo audio in un secondo momento. Alla prossima, ciao bocce!